Allora, Monica Campanella, sono un'insegnante di italiano, latino, materie letterarie nei licei. Insegno ormai tra un breve periodo di precariato e poi il concorso e passaggio in ruolo da 25 anni, un quarto di secolo. Sono in questa scuola, che è il Liceo Giordano Bruno di Torino, il liceo scientifico statale, dal 95. Quando ha scelto di diventare insegnante? Mi verrebbe da dirle da bambina perché, essendo figlia unica e giocando spesso da sola, mi ero costruita un registro, libri, eccetera. Quindi può darsi che, insomma, in una visione romantica della faccenda si potrebbe dire fin dalla più tenera età. In realtà poi la scelta è una scelta che matura nel tempo e si raggiunge in un momento di cui uno non è completamente consapevole. In realtà, dopo la laurea, io sono entrata alla selezione personale in Fiat, avendo mandato, non essendo previsti concorsi, e avendo mandato moltissimi curricula da tutte le parti. Come è uscito il concorso, ho dato il concorso, ho avuto la cattedra e non ho neanche riflettuto mezza giornata sul da farsi, cioè mi sono immediatamente licenziata e sono tornata alla scuola, perché in realtà questo desideravo fare. Quello è stato un momento in cui ho capito che questa scelta era più forte e più motivata di quanto non avessi pensato fino a quel momento. Io mi rendo conto che sono 25 anni che insegno e non c'è stata, non vorrei risultare retorica, chiedo scusa per questo, però non c'è stata una sola mattina, in cui la sveglia sia suonata, alle 6. Perché avendo famiglia uno deve anche organizzare tutta una serie di cose in casa, eccetera, in cui abbia detto: non ho proprio voglia, che noia dover andare a lavorare, quanto mi pesa, eccetera. Insegnare oggi rischia di essere molto difficile, molto frustrante, perché da un lato siamo pagati poco, si sa. Dall'altra parte, nell'immaginario collettivo, l'idea del professore è quella di colui che, non sapendo fare nulla, insegna. Questi luoghi comuni, per la maggior parte che palesemente falsi, ci affliggono. Se uno si lascia affliggere da queste cose, c'è di che essere afflitti. Per altri aspetti, secondo me, la scuola oggi è uno dei modi in cui ci si può sentire socialmente attivi, civicamente impegnati, nel senso che essere un insegnante nella scuola pubblica in particolare, tengo a sottolineare questo aspetto, è uno dei modi per resistere alla barbarie che si diffonde a tutti i livelli. Veramente uno dice: io faccio l'insegnante, quindi in un certo modo il mio impegno politico esiste tutti i giorni.